tutti, io sono Lenia, ben trovati in questo nuovissimo video. Come dicevo nello scorso video, ultimamente stanno riapparendo un po' di tag sul mio canale perché, non lo so, ogni tanto riesce questa cosa di devo fare tag. E quindi oggi, siccome si sta avvicinando Natale, All I Want For Christmas Do Tag! Sì, brava! E vai, viva il Natale! Allora, cominciamo subito. Quale personaggio immaginario vorreste che Babbo Natale lasciasse sotto il vostro albero di Natale? Bella domanda, non lo so. Credo Finnick di Hunger Games, il primo che mi viene in mente, ma ce ne sono tantissimi altri. Mia di Nevernight, io vorrei tanto conoscere Mia, anche se in realtà ho un po' paura di lei, devo dire, molta paura. E questi due, in realtà, i primi due che mi sono venuti in mente sono loro, Finnick e Mia. Quindi proprio due personaggi che, vabbè, ok. Quale personaggio vorreste baciare sotto il vischio? Non lo so, anche questa domanda non saprei. Forse Trick di Nevernight, di nuovo Nevernight, perché ovviamente Nevernight deve essere onnipresente nel mio canale. Non volevo credere a Ludovica di Ludodreamer e neanche a Sara di Orange Dinosaur Raur quando dicevano che Nevernight è onnipresente. Adesso che lo sto leggendo anch'io le capisco, quindi capitemi, cioè capite voi me anche. Quindi Trick al momento mi viene in mente, o anche, per non citare nuovamente Nevernight, anche vorrei baciare Richard dalla Spada della Verità, per chi la conosce mi può capire, o anche chi ha visto la serie TV ancora di più mi può capire. Ma ok, avete scritto la vostra lista a Babbo Natale, quali sono i primi 5 libri su di essa? Allora, sono Alba Oscura, perché ancora non ce l'ho. Ci sta anche i due volumi di Game of Thrones, gli ultimi due. Poi ci stanno anche, c'è la trilogia di Sarah J. Maas, che so già 6. Vabbè, ho sforato già, quindi questi sono i primi 6. Poi ovviamente ci sono tantissimi altri, però non posso citarli più perché già ne ho dato uno in più. E Secret Santa ad Hogwarts, cos'è che desideri di più ricevere? Allora, mi piacerebbe tantissimo ricevere, a livello materiale, Alba Oscura, come ho detto. Quello è il primo libro sempre onnipresente. E anche tantissimo, forse al pari di livello di Nevernight, la trilogia di Sarah J. Maas, Akotar, come dicevo prima. Puoi trascorrere la giornata con i personaggi e gli attori di un adattamento cinematografico di un qualsiasi fandom. Quale scegli? Quale scelgo? Bella domanda. Forse Game of Thrones? Forse Game of Thrones, sì. Perché ovviamente io adoro tutti gli attori di Game of Thrones. Però qua dice in un adattamento cinematografico... Sì, vabbè, va bene, sì, ok. Defiance mie. Quale animale immaginario vorreste che sostituisse Rudolph, tanto da incontrarlo sul vostro tetto? Ora che ci penso, credo che lo stregatto faccia al caso mio. Potete invitare 10 personaggi di fantasia al vostro party di fine anno. Quali scegliete? Allora, sicuramente Murtagh di Aragorn, perché io ero innamorata pazza di lui. Mia di Nevernight. Finnick di Hunger Games. Poi sceglierei, credo, Sam del Signore degli Anelli. Sceglierei Sansa di Game of Thrones, perché stranamente mi sta simpatica. Strano dirlo, sì. E sceglierei l'orologiaio, un cattivo tra virgolette di Jeffrey Deaver, scritto da lui, ideato da lui, io lo amo. Trick di Nevernight, Messer Cortese di Nevernight, perché lo scrive sempre. Ora ho perso il conto, non so quanto siamo, quanti ne ho nominati, però vabbè, qui, boh. Ah, beh, ovviamente non è detto che bisogna scegliere per forza i libri, dei personaggi dei libri.
Quindi, non lo so, forse sceglierei anche Kristoff di Frozen, perché io ovviamente adesso ho visto Frozen 2 al cinema e tipo l'ho amato. In particolare ho amato tantissimo e rivalutato Kristoff, quindi metterei anche Kristoff. Poi, quale personaggio ti farebbe passare un buon Natale? Non per l'aspetto, perché è la personalità che è quella che conta di più. Allora, credo sempre Kristoff di Frozen 2, perché è troppo simpatico, ragazzi. Kristoff è l'amore. Credo che scegliere lui, ovviamente accompagnato da Sven, perché Kristoff senza Sven, no. Credo questo è finito il tag. Spero che vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di queste mie risposte, fatemi sapere anche le vostre. E iscrivetevi al canale per non perdere nessun altro video, attivate la campanellina e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!